Direi di iniziare, Ugo, che dici? Sì. Ugo lo conoscete tutti, chi meglio di lui, persona più adatta per portarci, raccontarci l'Afghanistan di ieri, perché da domani chissà come sarà questo Afghanistan e come ce lo ritroveremo. E io mi occuperò di gestire la diretta, quindi sarò molto impegnato. Da casa, se avete delle domande, fatele, io le porterò a Ugo. Voi siete autonomi, alzate la mano e fate la vostra domanda. Grazie Ugo, quando vuoi iniziare? Grazie a voi. Benvenuti e grazie per il vostro tempo, innanzitutto. Allora, raccontare l'Afghanistan non abbiamo tanto tempo, per cui diventa un po' difficile raccontare 42 anni di guerra, perché lasciando perdere tutto quello che era successo prima, da Alessandro Magno agli inglesi e a tutti quelli che hanno cercato di mettere le mani su questo territorio, che peraltro è strategico da un punto di vista geopolitico, perché è un po' un crocevia dell'Asia centrale. E per cui tutti i passaggi allora della Via della Seta, ma ancora oggi, sono assolutamente ambiti. Quindi faccio un breve excursus per far capire gli ultimi il perché di questa guerra. Cominciarono i russi l'invasione dell'Armata Rossa nel dicembre del 1979 e sono stati lì 10 anni. 10 anni di una guerra inutile perché è stata guerreggiata bombardando le montagne e perché la storia insegna che qualsiasi guerriglia si perde, cioè qualsiasi, anche le superpotenze, l'aveva dimostrato gli americani con il Vietnam, con la Corea prima ancora, con l'Indocina prima ancora, la Francia, per cui perché? Perché le guerriglie non c'è un esercito regolare, o se perlomeno se c'è, tutti possono essere guerrieri, mentre dall'altra parte c'è una nazione che, se anche ha una potenza militare maggiore, non conosce il territorio, non conosce l'aspetto sociale e politico, sui quali poi hanno fallito gli americani, ne parleremo, e quindi diventa veramente una guerra di spreco, che, di spreco umano soprattutto e di mezzi. I russi, dicevo, ci sono stati 10 anni fino al 1989, sono stati fronteggiati dai Mujahideen, che erano sovvenzionati dall'Occidente, Mujahideen, il cui capo era Massoud, il famoso leone del Panjshir, e tra i suoi diciamo, commilitoni c'erano anche molti dei talebani, quelli che oggi chiamano talebani, anche perché era una guerra santa contro un invasore che aveva una cultura completamente diversa. Nell'89 la Russia si ritirò, cioè, allora era ai tempi di Brezhnev, e cominciarono dei signori della guerra, tra cui anche Massoud, a governare a fasi alterne, fino a che sono arrivati nel 96 i talebani, che hanno messo ordine in un certo senso a tutti questi contrasti tra signori della guerra, e sono stati fino al 2001. Nel 2001, contrastati a sua volta appunto il leone del Panjshir, da Massoud, che era ritornato a combattere, e naturalmente l'Occidente ha seguitato, prima con i russi e poi contro i talebani, a finanziare Massoud con i Mujahideen. Massoud fu fatto fuori casualmente il 9 settembre del 2001, cioè 2 giorni prima dell'abbattimento delle torri di New York. Nel giorno che sono state abbattute le torri, la sera stessa cominciarono i bombardamenti su Kabul e da lì cominciò la seconda parte di quella che probabilmente raccontiamo adesso e di cui vedrete le foto, che sono dal 2001. Noi siamo entrati, dico noi perché arrivò quello che poi fu detto l'Alleanza del Nord, che erano degli eserciti occidentali, capeggiati soprattutto dagli americani e dagli inglesi, ma che comunque poi hanno rappresentato corpi di varie nazionalità, italiani, turchi, ungheresi, cioè, ci sono stati più o meno tutti. Sotto l'egida dell'ISAF, quello che erano chiamati l'ISAF, e che hanno combattuto per 20 anni in un territorio che non conoscevano. Cioè il problema dell'Afghanistan, che forse non è stato capito ed è strano, perché i grandi soloni dell'intelligence americani, che peraltro non erano in Afghanistan, ma governavano tutti da Doha, non hanno mai capito il territorio. Cioè l'Afghanistan è una società clanica, cioè è una società di clan, e prima ancora dei clan ci sono le etnie. La maggior parte sono i Pashtun, che sono d'origine persiana,
ci sono gli uzbeki, i kirghisi, ci sono gli hazara, che sono quelli più invisi e che fanno parte della cultura turca mongola. Insomma, tutte queste etnie, se tu non conosci il territorio, non capisci neanche il perché ultimamente in 15 giorni i talebani hanno praticamente preso una nazione intera, che era una guerra annunciata, nel senso che se tu vedi l'Afghanistan, come gli americani l'hanno visto attraverso gli oblò, dei tank o degli Hammer o dei carri armati, tu non capisci qual è il tessuto sociale e politico soprattutto. Loro non si sono mai estraniati dal territorio. Quando nel 2001 sono stati cacciati, non hanno fatto altro che togliersi il turbante, tagliarsi un po' la barba e seguitare a essere nel territorio. E questo ha fatto sì che la maggior parte della popolazione era ed è. Cioè, se tu a un afghano a caso gli chiedi preferisci essere sotto i talebani o sotto un governo americano, ti dicono i talebani, perché sia pure col fatto che è un governo sicuramente non solo teocratico ma anche duro, però rispetto a una cultura che gli è così lontana come quello appunto dell'Occidente in generale, loro preferiscono essere sotto un regime che ha la loro stessa religione, il loro stesso sentire. E che non affranca tutti, diciamo, quelle ideologie che hanno sempre avuto. Se tu, sempre all'afgano tipico dei villaggi, chiedi: noi siamo venuti qui per emancipare la donna, quelli ti sparano, perché non gliene frega nulla dell'emancipazione della donna. Quindi l'idea dell'Occidente, che molto spesso, questo non è successo soltanto in Afghanistan, io per mia sfortuna ho partecipato a vari conflitti, anche in zone molto diverse, però il denominatore comune era quello, cioè la voglia di esportare, lasciamo perdere la democrazia, che è una bufala pazzesca, nel senso che non si può esportare democrazia in un paese dove si vive ancora di clan, dove ci sono leggi ataviche che vanno avanti da millenni, cioè è veramente assurdo, ma neanche esportare i nostri modelli sociali. Cioè, la differenza, per esempio, del mio lavoro in Afghanistan, quando io ho cominciato ad andarci a metà degli anni Ottanta, quando c'erano i russi, per cui ho visto vari governi e varie situazioni avvicendarsi, e quando ho cominciato, però, le mie prime esperienze sono state con i militari. Ho lavorato con gli americani, con i tedeschi, con gli italiani, perché allora si poteva arrivare solo con mezzi militari, con i famosi C-130, perché non c'era aeroporto civile. E quindi non avevi altre possibilità di confonderti con la popolazione. Tutte le tue foto, le vedrete, sono di guerra in un certo senso. La svolta è stata quando ho incontrato Luca Lopresti, che è presidente, è presidente di Pangea, che è una ONLUS che si occupa di microcredito, che ha promosso praticamente dei progetti sul microcredito alle donne. Quello mi ha dato la possibilità, collaborando con loro, che ho documentato da 20 anni tutti i loro progetti, di poter entrare nelle famiglie. E quello è stato fondamentale, perché c'è una dicotomia tra quello che è l'aspetto militare della guerra e quello che invece è il sociale. Cioè trovi un mondo completamente diverso. E anche i luoghi comuni, che gli afghani sono dei tagliagole, no, perché sono riferiti al kamikaze che si fa esplodere, alle autobombe che mettono sotto le macchine e che producono morti. Poi invece entri nelle famiglie che hanno un'accoglienza incredibile, che sono persone che faticano la vita e che devono ritagliarsi un quotidiano improbabile, perché lì ci sono state generazioni che non hanno conosciuto un giorno di pace. Sono 42 anni di guerra e dove ogni giorno la gente esce la mattina e non sa se ritorna la sera. Tutto questo ha creato disoccupazione, ha creato chiaramente insoddisfazione di tutto, è una popolazione civile che è spogliata da qualunque diritto. Per cui considerate i miliardi che sono stati spesi soltanto in questi ultimi 20 anni, 3 triliardi, cioè io faccio difficoltà a scrivere anche com'è un triliardo, 3 triliardi di lire buttate, che non sono servite a niente, che la popolazione non è arrivata un centesimo, e che hanno alimentato corruzione e privilegi dei signori della guerra, i quali oggi come oggi sono proprietari di mezzo Emirati Arabi e quindi si sono assicurati la sopravvivenza per 10 generazioni. Quindi hanno alimentato corruzione,
Perché sì, perché ovviamente tutti questi miliardi, per dire, uno dei fatti fondamentali che ha portato avanti la guerra è stata la droga. Oggi l'Afghanistan è considerato il secondo narcotraffico, narcostato al mondo, dopo la Colombia. La Colombia è prima per la cocaina, loro è prima per l'eroina. Anche lì, quando nel 2001 è arrivato le Nazioni Unite, avevano stanziato non so quanti miliardi per distruggere i campi di papaveri, perché allora c'erano solo i papaveri e quindi non era raffinata ancora l'eroina e l'oppio, e per poterli smantellare e riconvertirli a derrate alimentari. Laddove c'erano i papaveri dovevano venire fuori il gran turco, il grano e tutto quello che serviva alla popolazione per sopravvivere e mangiare. Certo, loro hanno distrutto i campi, si sono intascati tutti questi miliardi che hanno preso altre vie molto diverse da quelle per cui erano state previste, non hanno fatto altro che trasportare questi campi nella parte, nel Mand e nella parte est del paese, verso il Pakistan e quindi Jalalabad, in quelle zone, e in pochi anni è triplicata la produzione. Oggi l'80% del PIL economico dell'Afghanistan vive sul traffico dell'eroina, che ovviamente alimenta il mercato delle armi, e che alimenta la guerra, perché poi è il gatto che si morde la coda. E in un paese dove non c'è pace, tutti i traffici più loschi possono essere fatti. Banalmente, il business del cemento è stato uno dei grandi arricchimenti dei signori della guerra che avevano questo business, perché tutti gli obiettivi sensibili, per obiettivi sensibili intendo ambasciate, intendo uffici ministeriali, sono protetti da delle paratie di cemento armato che girano nel perimetro di una lunga zona che è detta la Green Line. Ora, pensate voi quante tonnellate di cemento ogni giorno vengono spese, vengono comprate, per poter semplicemente difendere questi obiettivi sensibili dai martiri che allenano il loro fanatismo nelle madrasse del Pakistan. Allora uno si chiede, ma come mai hanno buttato via tutti questi miliardi per niente? Ma perché sostanzialmente diciamo, l'Afghanistan geopoliticamente è un territorio importantissimo. Chi controlla l'Afghanistan controlla dei confini importanti: l'Iran ad ovest, controlla la Cina, controlla l'India, controlla il Pakistan, cioè tutte nazioni che hanno la bomba atomica, controlla il traffico di cobalto, è uno dei grandi produttori di cobalto, che è uno dei componenti della bomba atomica. Passerà un metanodotto che porterà, diciamo, dalle repubbliche ex sovietiche verso il mare, passando per il Pakistan, e che passando per l'Afghanistan naturalmente risparmiano più di 5.000 km di territorio, di oleodotto, e quindi questo ha un prezzo. E poi il traffico della droga, che è il traffico migliore per poter fare una guerra e per poterla alimentare. Lo spreco è incredibile da un punto di vista militare. Parlavo prima di Pangea, vi faccio questo esempio che fa capire come in questi territori con poco si può far molto e con molto si può far poco. Uno degli ultimi progetti era alla periferia di Kabul, vivono questi in un istituto, queste 600 bambine e bambine sordomuti, anzi per la precisione sordi, perché poi uno diventa muto perché non sente. Bene, allora lì hanno elaborato dei progetti su dei laboratori che potessero renderli indipendenti, no? Quindi un lavoro, un futuro per loro, quindi laboratori di falegnameria, internet, di tessili e così via. Far mangiare, perché poi tutti questi bambini sono lì, vanno a scuola e devono mangiare. Far mangiare due volte al giorno questi 650, per la precisione, bambini per un mese, quindi moltiplicato due per ognuno per un mese, costa semplicemente $700. Cioè, sembra incredibile. Un proiettile di Kalashnikov al mercato attuale costa un euro e mezzo. Cioè, voi capite, no, come veramente faccio questo esempio che potrebbe sembrare incredibile, ma questo è. Quindi quando uno vuole aiutare un paese, e lo si aiuta soprattutto con la cultura, perché la cultura e quindi le scuole, promuovere le scuole significa promuovere anche uno spirito critico che da quelle parti
non esiste. Lo spirito critico è un po' un vantaggio dell'Europa, no? Perché la cultura europea ha sempre, diciamo, fomentato la capacità critica. Lì non c'è critica, lì c'è ubbidire a un padrone. Lì non si è cittadini, ma si è sudditi. E quindi è il signore della guerra. Considerate che ogni signore della guerra ha un esercito personale che si mantiene commerciando la droga. Tutto il traffico della droga è in mano ai talebani. Per cui i talebani si sono ritrovati degli armamenti e poi c'è stato l'abbandono dell'esercito che è crollato in poco tempo. Ma ci sono motivi. Ci sono motivi soprattutto militari. Gli inglesi e gli americani hanno chiuso la base di Bagram, che era la base dove tenevano sia gli elicotteri da guerra, cioè i Cobra e, come si chiama adesso, gli altri mi sfugge il nome, e poi gli aerei, e in una notte hanno tolto luce e acqua senza avvertire l'esercito afghano. Per cui l'esercito afghano dal giorno dopo si è trovato senza copertura aerea. Non erano pagati da 7-8 mesi perché i loro generali intascavano i soldi e li portavano a comprare, li portavano a Dubai, ad Abu Dhabi per comprare quello che dovevano comprarsi. Per cui questi si sono trovati a dover salvare la propria vita perché in cambio era questa. E poi molti di questi erano più d'accordo con i talebani che non con quello per cui erano stati addestrati. Quindi, e anche l'addestramento è stato un buco nell'acqua, perché io mi ricordo che quando c'erano i russi, l'esercito afghano addestrato dai russi, quando i russi nell'89 sono andati via, però hanno seguitato a mantenere un governo marxista, quindi a favore di Brezhnev, loro hanno resistito contro i mujahideen per altri 3 anni. Cioè, i grandi soloni dell'intelligence della CIA avevano detto che Kabul avrebbe resistito in questa situazione 3 mesi o 6 mesi addirittura, poi sono arrivati a 3 mesi. È durato 2 giorni. In 2 giorni hanno preso da Ghazni direttamente a 100 km la città. E chiaramente tutto questo è stato. Allora, le colpe sono divise in vari presidenti, ha cominciato Bush figlio, ha seguitato in qualche modo Obama con 2 mandati. Perché Obama, con tutto il rispetto per lui, è stato uno dei guerrafondai peggiori, perché tutto sommato doveva smantellare Guantanamo e in 2 mandati non ci è riuscito. Ha prodotto la guerra in Siria e ha prodotto l'ISIS. L'ISIS è nato unicamente dagli americani che dovevano abbattere Assad in Siria, perché era diventato indifendibile. L'ISIS, che poi non è riuscito a far questo, è cresciuto ed è diventato un mostro a 7 teste. A quel punto bisognava combattere l'ISIS. Cioè, è veramente una roba schizofrenica e questa cosa è ripetitiva. Io ho cominciato a fare questo lavoro alla fine degli anni 70 con le guerriglie centroamericane. Io mi ricordo che in Nicaragua, allora qualcuno se lo ricorderà, c'era la guerra fra sandinisti, contras, ma prima ancora c'erano 30 anni di dittatura militare di questo Tacho Somoza, prima padre e poi figlio, che dopo il terremoto del 74 tutti i fondi che sono arrivati internazionali, anche loro l'avevano portate in Florida, e quindi era diventato indifendibile. Allora loro hanno, gli americani, hanno perfino sovvenzionato una guerriglia di stampo marxista che era i sandinisti, pur di cacciare Somoza. Somoza il 19 luglio del 79 è stato cacciato via. Il giorno dopo hanno rifinanziato una controguerriglia Contras contro i sandinisti, tutto questo con uno spreco di energie economiche, militari meno, perché la furbizia è stata che tutto l'armamentario militare reduce dal Vietnam, che era finito nel 75, è stato riciclato in tutte le guerre civili, prima del Nicaragua, poi in Salvador e poi in Guatemala, no? Quindi, però ho fatto questo paragone perché questo modo di fare degli americani, che allora erano un po' i paladini, quantomeno i gendarmi del mondo, parte da lontano. Quindi evidentemente si arriva a un certo punto che gli accordi che ha fatto a Doha Trump sono stati scellerati. Lui sapeva benissimo che andava incontro e che metteva la popolazione nella situazione che poi oggi è. Ma
ma lui interessava che questi accordi facessero sì che di fronte all'opinione pubblica americana i ragazzi americani fossero finalmente riportati in patria, perché non c'era riuscito nessuno. Questo non gli è riuscito da un punto di vista propagandistico, perché alla fine non è stato rieletto. Ha lasciato nei casini inenarrabili, cioè fare accordi con i talebani, per fare un paragone, come diceva Benigni, è come fare Pacciani capo dei ginecologi, perché voglio dire, cioè, si sapeva benissimo, cioè, quali accordi puoi fare? Loro dicevano sempre sì. Oltretutto, si è arrivato al punto che questi accordi fatti per l'Afghanistan hanno escluso il governo afghano. Allora c'era Karzai, che peraltro era un governo messo su dagli americani, e quindi i talebani hanno sempre mostrato il volto che hanno mostrato. Ora, che cosa succederà in futuro? Ci si azzecca più con la palla di vetro. Oggi i talebani apparentemente mostrano un volto migliore rispetto a quelli del 96. Perché c'è internet, perché comunque hanno bisogno di soldi, a parte la droga, ma comunque di tanti soldi, e oggi il partner principale è la Cina, perché loro sono ricchissimi di litio, però non hanno delle infrastrutture per poterlo né estrarre né tantomeno commerciarlo, perché non hanno strade, non hanno nulla. I cinesi sono entrati dentro già da 2 o 3 anni, a loro della politica importa poco, importa il business, basta vedere quello che hanno fatto in Africa. E quindi ci sono altri partner che stanno per entrare. Putin, perché il vecchio sogno russo era sempre quello di riconquistare l'Afghanistan, non c'era riuscito Brezhnev, cerca di farlo lui. E poi dall'altra parte Erdogan con la Turchia. Ovviamente quello che hanno detto, loro dovrebbero strozzare il comportamento, condizionare il comportamento dei talebani sui diritti umani, cioè fa ridere soltanto parlarne. Prima di tutto perché le 3 nazioni che dovrebbero far questo hanno le carceri piene di dissidenti politici. Voi immaginate Erdogan paladino dei diritti umani o i cinesi o i russi, cioè, ma no, di più. E quindi loro faranno i comodi loro, le donne non credo che avranno grandi vantaggi da questo. Con Pangea noi abbiamo lavorato il giorno dopo che tutta questa massa di gente andava verso l'aeroporto. Per cercare di portare, innanzitutto hanno smantellato l'ufficio che noi vedevamo tutte le volte che andavamo a Kabul. Fate conto che in questi ultimi 20 anni ci andavamo 2 volte all'anno, anche per lunghi periodi. Quindi hanno cambiato vari uffici, hanno smantellato l'ufficio, bruciato tutti i faldoni perché loro hanno promosso 12.000 donne, e 12.000 donne significa 12.000 famiglie. E di ognuna avevano la scheda con tanto di fotografie, indirizzo e tutti, quindi erano a rischio di vita. Molte di queste sono riuscite a venire in Italia, noi siamo stati una settimana in collegamento diretto con Claudi, che era il console che poi operava lì, e con i carabinieri della Folgore, praticamente, che gestivano tutti questi passaggi, ma l'aeroporto c'erano 20.000 persone. E oltretutto il dramma è che tanti, pur di scappare, si sono venduti la casa, si sono svenduti la casa, e nel vialone dell'aeroporto erano assaltati da bande armate che rapinavano tutti, perché ovviamente quelli che partivano avevano con sé tutto quello che potevano avere, contanti, valori e tutti quanti. Quindi questi si sono trovati senza casa, senza più un soldo, e poi non potevano partire. Di tutte queste donne che siamo riuscite, ne abbiamo portate in Italia, adesso sono dislocate in vari posti, circa 300, però migliaia e migliaia restano lì. E sono a rischio di vita, prima di tutto perché anche se è stato bruciato tutto, il vicino di casa, se vuole denunciare, sapeva perfettamente che noi andavamo lì. Noi con queste persone negli anni sono diventate famiglie, cioè nel senso che dormivamo da loro perché molto spesso c'era il coprifuoco e non facevamo in tempo a ritornare nella nostra guest house. Mangiavamo con loro, il venerdì che era il giorno di riposo andavamo in questi giardini di Babur a fare il picnic o nella collina a vedere volare gli aquiloni, quindi si è creato in 20 anni veramente famiglie, che abbiamo dovuto in qualche modo abbandonare, perché questo è. Quindi non credo che il futuro delle donne sia molto migliore. Io in questi 20 anni avevo visto una minima apertura che naturalmente, bisogna dirlo, erano nelle città principali, soprattutto Kabul, Herat, Jalalabad, Mazar-e-Sharif, insomma, in questo, perché come uno andava nei villaggi,
era come passare una porta nel tempo, insomma, si ritornava al Medioevo, no? E dove tutti i riti loro e le vecchie concezioni arcaiche erano tutti lì davanti. Quindi il passaggio è stato sempre lento, anche perché credo, questo l'ho visto in varie rivoluzioni che ho testimoniato, i cambiamenti non possono partire dagli altri, devono partire dall'interno. Cioè esportare dei modelli non serve a nulla. Cioè tu puoi migliorare le condizioni di vita, appunto le scuole, dicevo, no? Che fanno tanto, però se non c'è una spinta dall'interno e una spinta dalla popolazione che vuole cambiare, nessuno può cambiare per loro. E questo purtroppo è una regola di cui non si tiene conto, ma non si tiene conto non perché non si sa. Io non è che sia più intelligente di quelli che fanno gli analisti e fanno i politologi, ma semplicemente perché le convenienze economiche non possono tener conto di questo. Cioè le popolazioni diventano numeri e se per ottenere un fine bisogna ammazzare migliaia di persone, o con i droni o con, vedrete le foto, si fa come si è fatto per le due torri a New York, cioè non è che, cioè, diventano birilli che diventano anime che volano e chi se ne frega, se però questo porta a un qualcosa, o perlomeno a una strategia che è comune a chi l'ha pensata. Finito questo, io direi di passare all'immagine, ho voluto dividere. Non ne ho portate tante, se no la facciamo troppo lunga. Comunque ho voluto dividere le immagini di conflitto, le immagini del quotidiano e le immagini della droga, perché sono i tre momenti che hanno determinato la storia di questo paese, almeno fino a 2 settimane fa. Bene, allora io passo direttamente ai conflitti. I conflitti, sì. Dimmi tu poi, Ugo, che ritmo vuoi che dia. Allora, queste sono immagini che riguardano dal 2001 in poi, quando ho cominciato a lavorare con gli eserciti che erano sul territorio. Questi sono gli Apache, ecco, era il nome che non mi veniva in mente di questi elicotteri da combattimento. Questo ero con gli americani e quindi l'elicottero che si alza lascia questo nude di polvere in territori che veramente ci arrivi solo con gli elicotteri, non ci sono neanche le strade, ci arrivi col mulo e a piedi. Questi sono i pattugliamenti e quindi alcune non le commento perché poi si vedono da sé. Questi sono i combattimenti a Ghazni con un morto già e quindi delle autobombe che venivano messe, perché il problema delle autobombe a un certo punto ha sostituito i kamikaze, perché i kamikaze si vedono comunque, sono identificabili. Questi qua sono delle piccole bombe che vengono messe sotto le macchine con un magnete, per cui uno si abbassa, fa finta di allacciarsi una scarpa, lo mette e se ne va. Il vantaggio è che non perde la vita mentre il kamikaze lo perde e ammazza più persone perché in quel momento nella città passano e ovviamente ammazzano non stranieri perché gli stranieri sono tutti. Ecco, un'altra cosa che dicevo, tanto per. Perché uno non capisce il territorio? Perché anche quelli, lasciamo perdere i militari, e ne ho già parlato, anche i civili e tutti quelli che hanno operato sul territorio non uscivano mai. Cioè stavano a fare i meeting dalla mattina alla sera, arrivavano all'aeroporto Karzai, venivano prelevate dalle tecniche con naturalmente i vetri oscurati e la mitragliatrice dietro, arrivavano blindati nel loro compound e non uscivano più. Io mi ricordo che avevo una mia amica che lavorava per la cooperazione italiana a Kabul da 6 mesi. Io ero nello stesso periodo a Kabul e ci siamo sentiti. Ho detto: Dai, ti invito una sera a cena. Eravamo in questa guest house. Lei con la macchina blindata è arrivata e per la prima volta dopo 6 mesi vedeva il centro di Kabul. Questo vi fa capire come uno, se non si mette nel territorio, se non sta con la gente, non capisce di cosa stiamo parlando. Per loro sono tutti diagrammi. Che servono e sono utili all'Afghanistan come al Nicaragua e come a un altro paese. Cambiano soltanto le regole, cambiano soltanto le facce. E questo è a volte gli insuccessi, no? Perché per capire che cosa fare uno deve avere il polso della situazione, ma il polso non lo puoi vedere da uno schermo dentro un compound.
Questo invece con i militari italiani che perlustravano la zona, perché poi parleremo delle mine antiuomo, dove piazzavano soprattutto le mine antiuomo che la prima volta sono piazzate dai russi che non hanno lasciato una mappatura e che poi sono aumentate con i conflitti successivi. Questi sono feriti durante gli americani che trasportavano negli elicotteri. Ecco, questi sono gli effetti delle bombe al fosforo che venivano lanciate una volta con gli elicotteri, adesso addirittura quando sono cambiate le regole di ingaggio, gli eserciti stranieri non combattevano più nel territorio, ma combattevano l'esercito afghano. Una cosa che mi ero dimenticato prima, uno dei motivi per cui l'esercito non valeva nulla, è che non combatteva l'esercito, combattevano i cosiddetti contractor, cioè gli ex mercenari, per cui erano pagati per combattere. Nel momento che loro se ne sono andati via, c'è stato un esercito di carta che non era in grado di combattere minimamente, gente che non aveva neanche un'istruzione, non sapeva neanche far funzionare le armi. Questi sono gli elicotteri da trasporti CH-47 che portavano le truppe nelle montagne. No, considerate che tutto l'Afghanistan è in alta montagna, la stessa Kabul è a oltre 2000 metri, per cui ci sono le montagne dell'Hindu Kush piuttosto che del Karakorum che arrivano a 6 a 7000 metri. Ecco, questi sono gli attentati, questo è uno degli attentati che noi in macchina siamo passati 3 minuti dopo. Se fossimo passati 3 minuti prima, eravamo in mezzo lì. Andavamo sulla collina di Kabul che si vede in fondo. Era un venerdì di preghiera per vedere volare gli aquiloni. E un'autobomba è saltata e questi sono gli effetti. Io ero lì proprio perché sono stato il primo ad arrivare, ma per caso, e potevo esserci anch'io fra le vittime. In risposta alla domanda che mi fanno, un momento particolarmente rischioso che è passato questo, Beh sì, ne ho passati probabilmente. parecchi in vita mia, però diciamo che questi, sì, perché comunque vai in una terra di conflitto e quindi per quanto tu, c'è un termine tecnico che si chiama la geografia del pericolo, tu dopo un po' capisci quando è meglio fare un passo avanti e un passo indietro. Poi la differenza fra un giornalista della carta stampata e un fotogiornalista, un quale posso essere io con tanti miei colleghi, è che noi le foto dobbiamo farle. Mentre un giornalista può capire la situazione e magari scrivere l'articolo con calma anche dalla sua stanza. E noi purtroppo dobbiamo essere dove le cose succedono se vuoi fare delle foto significative. Questi sono i tempi dei talebani e come vedete il territorio era inaccessibile. Questi sono vari momenti con gli eserciti, questo nel caso particolare erano gli americani. Dove qui è inutile commentarle, le vedete, per cui. Questa l'avevamo vista già. Questi sono i cadaveri portati via. Queste sono le conseguenze della guerra. Poi parleremo delle mine antiuomo perché credo che nel quotidiano ci sia anche il lavoro che ho fatto nell'ospedale della Croce Rossa con Alberto Cairo, che è un italiano che rifà gli arti artificiali, ne parleremo dopo magari. Questa emergency. E questi sono i guadi dei fiumi nella zona dei laghi di Bamiyan, che è quella zona dove i talebani avevano fatto saltare i Buddha. Questa Ecco, adesso passiamo alla quotidianità, anche perché, come dicevo prima, chi paga il conflitto, questo vale per l'Afghanistan, come tutte le guerre, è
circa 250.000 morti, di cui 40.000 sicuramente militari e tutto il resto civili. E ha prodotto ovviamente miseria, ha prodotto una impossibilità di vita al punto tale che poi vedremo le immagini dei drogati. Oggi tantissime, cioè più di 100.000 donne e qualcosa come 40.000 bambini vivono di eroina. Prima di tutto perché non costa nulla, una dose di eroina costa 50 centesimi di dollaro, quindi è accessibile a tutti. E poi perché è l'unico modo per sfuggire da una realtà devastante, che nessuno di noi, se non la vedi, le può neanche immaginare. Quindi queste sono immagini che vedrete di situazioni di vita quotidiane. Ecco, parlavo, sono inverni rigidissimi, loro stanno in case approssimative, perché comunque fatte di deragliature di legno e argilla, con degli infissi per cui passano qualsiasi tipo di vento e non hanno riscaldamento se non delle stufe casuali. Queste sono scene di vita a Kabul durante un inverno. Ecco, adesso per esempio i talebani hanno queste qua, dietro di queste ragazze, ci sono questi piccoli centri di bellezza, no? Dove le donne comunque anche se hanno il burqa vanno a truccarsi, vanno. Infatti uno dei progetti che aveva fatto Pangea era quello delle parrucchiere di Kabul. Cioè aveva portato delle parrucchiere italiane per un certo periodo giù a fare un training a 40-50 di queste ragazze che poi una volta imparato a fare i capelli, a truccare, ognuna nel proprio villaggio ha aperto una di queste. La prima cosa che hanno fatto i talebani, ma il giorno dopo che sono arrivati, 2 settimane fa, con le bombolette, hanno cancellato tutti questi volti che erano semplicemente delle foto all'inizio del negozio, insomma. Questo per dire come cambieranno. Questa è una famiglia con il fratello ucciso dai talebani ancora nel 2001. Parliamo delle mine antiuomo, vedrete altre immagini. Questo è l'ospedale, dicevo prima, della Croce Rossa, dove Alberto Cairo, che è lì da un'infinità di anni, rifà gli arti artificiali. Lui non è un medico, è un fisioterapista che si occupa di rifare arti artificiali a queste bombe antiuomo. Queste bombe antiuomo che venivano chiamate come un giocattolo pappagalli verdi, tant'è che Gino Strada ci aveva scritto un libro. Perché pappagalli verdi? Perché erano innanzitutto fatte, tanto per dire, alla Valsella di Brescia, cioè noi concepivamo tramite ingegneri dei giocattoli che fa erano fatti non per uccidere ma per mutilare. Questo ha fatto sì che ancora oggi l'Afghanistan, non solo cioè, chiaramente il bambino vedeva il pappagallino per terra, perché il pappagallo è un animale tipico, pappagalli verdi, sono degli animali tipici molto carini dell'Afghanistan, che volano in stormi incredibili, e quindi questi avevano imitato il pappagallo vero per farne dei giocattolini. Bambino lo vedeva per terra, istintivamente andava a prenderlo e gli saltava una mano, un braccio, una gamba e tutto quanto. Quindi capite, senza andare tanto lontano, naturalmente la Valsella è stata chiusa, ma in Sardegna noi costruiamo le bombe che vendiamo all'Arabia Saudita, con le quali bombe da 2 anni stanno massacrando lo Yemen. Quindi voglio dire, no? Tanto per essere chiari. Questa è una storia da raccontare. Lei si chiama Laila. Per fortuna siamo riusciti a portarla in Italia. Adesso è in Puglia, in uno di questi centri. Lei, 15 anni fa, era una prostituta e il marito l'aveva abbandonata. La famiglia del marito l'ha costretta a prostituirsi. Aveva 2 figli piccoli. Gli avevano scavato una buca di 2 metri. Lei stava dentro la buca con una grata di ferro che chiudeva la buca. Gli uomini aprivano la grata di ferro, la stupravano, i più generosi gli lasciavano qualche afghano, che è la moneta locale. E a un certo punto, 14 anni fa, è nato questo progetto di cui parlavo prima di microcredito, che si chiamava Jamila. Tant'è
Tra le varie donne che avevano presentato a Pangea c'era lei. E naturalmente la prima cosa che gli hanno detto sì, noi possiamo inserirti in questo progetto, però sappi che rischi la vita. Perché? Perché allora c'erano i talebani e i talebani, come anche oggi, avevano la polizia della morale. La polizia della morale, se avesse saputo quello che lei faceva, l'avrebbe lapidata. Perché? Perché durante il loro regime, io mi ricordo, c'erano le lapidazioni per le donne e le impiccagioni per gli uomini. Mi ricordo che nello stadio di Kabul, quando c'erano le partite di calcio, tra il primo e il secondo tempo entrava una gru e impiccavano quelli che dovevano impiccare. Dopodiché la gru riandava via con il cadavere e cominciava il secondo tempo. Questo tanto per dire l'ambientino. E tant'è che noi volevamo portarcela, non l'abbiamo fatto in tempo. Siccome conosciamo qualcuno dell'Inter, la squadra femminile dell'Inter doveva andare a giocare con la nazionale femminile afghana in quello stesso stadio dove una volta si facevano le impiccagioni e le lapidazioni. Le lapidazioni venivano fatte scavando una buca, tu uscivi fuori con la testa e ogni uomo tirava le pietre in testa, questo era tanto. E va bene, quando gli hanno detto questo, dice, ma io che cosa rischio? Io sono già morta, tu mi dai la possibilità di tornare a vivere. Per farla breve, sono passati 15 anni da quel giorno, lei è diventata una delle maggiori responsabili di questo progetto. Con i soldi guadagnati ha potuto far studiare le figlie, una è quasi laureata in biologia, poi non ha potuto finire perché adesso è in Italia, e l'altra faceva medicina, si è costruita una casetta decorosa con un giardino, cioè una che viveva in una buca. È riuscita dopo 14 anni con una forza evidentemente incredibile, ma la storia di lei è la storia di tante donne, perché il microcredito, per spendere due parole, nasce dal fatto, è nato in Bangladesh da Yanus, che era un banchiere della Grameen Bank, ma la differenza era che mentre lui prestava soldi ovviamente a un interesse quasi zero, quasi. Pangea ha fatto lo stesso, però prima di accedere al credito, obbligatoriamente ognuna di queste donne doveva fare un percorso di accompagnamento all'analfabetismo, perché sono tutti analfabeti, quindi dovevano alfabetizzarsi, diritti umani, sanità, cioè cominciavano ad avere una coscienza anche di loro stessi in un paese dove la donna per tradizione è stata da sempre negata, per cui c'era anche un valore di crescita umana accompagnato. Poi, il credito era minimo perché una con 100-150 dollari si comprava, una ha fatto un forno e diventava panettiere, un'altra si comprava, che ne so, una macchina da cucire e diventava sarta. E con i loro prodotti alimentavano l'economia e hanno fatto sì che la famiglia passasse dall'indigenza a un qualcosa di diverso e di possibile vita. Questi sono sempre gli attentati che avvenivano a Kabul. Andiamo pure avanti, tanto è. E questo è un bambino morto che il padre sosteneva, ucciso in uno di questi bombe antiuomini. Questo è il centro di rieducazione di Alberto Cairo alla Croce Rossa di Ginevra, a Kabul. E questi sono i tre simboli, la tessera, il burka e la gamba. E questa è un'operazione, li chiamano gli effetti collaterali, che fanno in quasi tutte le guerre. Degli ultimi conflitti avevo fatto quella della Sierra Leone dove tagliavano le braccia e le mani, ma perché? Uno dice perché fanno questo? Potrebbero uccidergli? No, perché fare questo significa lasciare il peso sociale al governo che loro combattono. Cioè in Sierra Leone ci sono migliaia di gente amputata che ovviamente non può lavorare, non può scrivere, non può fare niente di niente, cioè diventano dei relitti umani. Che però in qualche modo lo Stato dovrà assistere, questa è la pena peggiore. La stessa cosa lì. Questa era la riapertura delle scuole dopo la cacciata dei talebani, quindi
2002. Queste sono le condizioni di vita che d'inverno in tanti villaggi esistono. Fanno chilometri di strada per andare in un pozzo a tirar su dell'acqua, quando noi basta che apriamo il rubinetto abbiamo calda, fredda, tiepida. E questo fa capire anche la forza delle donne, perché la forza delle donne in generale, ma soprattutto in Afghanistan, sono quelle che hanno portato avanti la società civile. Assolutamente, perché gli uomini o si drogavano o erano in guerra e loro sono quelli che hanno portato avanti la casa, l'educazione dei figli, con dei sacrifici, quindi hanno veramente una forza psicologica che difficilmente riscontriamo, fortuna per noi, nella società del benessere, quindi nella società consumista, no? Perché siamo abituati, ognuno di noi è figlio del proprio tempo, no? Noi non è che possiamo vivere come in Afghanistan. Però l'abitudine a queste difficoltà ti corazza e ti dà anche un senso della vita, capisci quali sono le cose, ma io parlo sempre di sottrazione e di addizione, no? Lì veramente la sottrazione delle cose inutili è totale, cioè vivono per la sopravvivenza e per le cose che possono essergli utili per avere un domani e per sopravvivere a un quotidiano difficile. Questi sono i territori per far vedere quanto sono brulli. Qui siamo dalla parte del Khyber Pass, quindi verso il Pakistan. E questo è quell'istituto di cui parlavo prima di bambine sorde e mute. E questi sono gli effetti delle bombe antiuomo. E questa è un po' la sintesi di un Afghanistan che ancora adesso sarà di nuovo scomparirà perché lì c'è il filo spinato che rappresenta la guerra e l'aquilone che oltre ad essere il loro gioco è stato un po' un simbolo di tutto, no? Perché quando cacciarono i talebani si diceva che gli aquiloni ritornavano a volare dopo un tempo perché i talebani avevano inibito tutte le attività ludiche che fosse musica, cinema e quindi anche il gioco degli aquiloni. E adesso immagino che sarà di nuovo l'aquilone spezzato. Questa è una delle beneficiarie, dicevo, del microcredito. Con i pochi soldi aveva fatto un forno e vendeva il pane, tra l'altro buonissimo. Sembrava schiacciata toscana. Immagina con un po' di mortadella. Sta benissimo. Loro ci mangiano invece l'uva secca Sì. e le albicocche secche. È uno dei piatti preferiti insieme al riso, al pomodoro. Vai, vai, che tanto. Ecco, il problema dell'infanzia è grave perché a parte i bambini di strada, quelli sono comuni a tanti paesi del terzo mondo, che ovviamente sono oggetto di traffico d'organi, di prostituzione, anche se lì ufficialmente non c'è. Ma la cosa peggiore sono i bashubazi, si chiamano. I bashubazi sono dei bambini molto, molto piccoli, 4, 5 anni, 6 anni, che le famiglie povere vendono ai signori della guerra. Quindi vengono prelevati, comprati come fossero merce, vengono allevati come ballerini, però truccati da donna, e che man mano che crescono diventano vittime di questi festini sessuali che il cerchio di uomini fa. Naturalmente questi crescendo arrivano fino a 13-14 anni, poi vengono liberati. Cosa succede? Che una volta liberati, dopo tanti anni di aver vissuto questa esperienza, sono invisi alle famiglie d'origine, anche perché avendoli venduti, ne
non sono certo, non li riaccettano certo in famiglia. Sono rifiutati dalla società in generale, quindi cacciati dai villaggi, non hanno sostentamento e c'è una percentuale di suicidi altissima, perché questi non possono lavorare, non possono mangiare perché non hanno, rubano se possono, sono cacciati in malo modo da ogni villaggio e quindi vivono al brado. Dopo aver vissuto dai 6 anni fino ai 13-14 anni, oggetto sessuale di questi uomini. Ora, capite che gente che è abituata così, non da oggi, ma da secoli, esportare dei modelli occidentali è pura teoria, no? Per dire proprio fantasia. Perché questi sono i signori della guerra, ognuno di questi gestisce eserciti privati, li ho potuti fotografare casualmente perché c'era un funerale di un loro amico e mi sono avvicinato, erano naturalmente tutti guardie a spalle e stavo per andare via e uno mi ha chiamato e ha detto no, vieni, vieni, era tutto contento e si sono messi lì, come vedete, molto eleganti e ognuno di quelli ha miliardi investiti in appartamenti e grattacieli nelle parti, non solo negli Emirati Arabi, ma in Europa anche. Questi sono i villaggi, questo è un villaggio vicino all'Iran, vicino Herat, e restano isolati per mesi, perché quando nevica, quella è la Main Street, con a destra e a sinistra un po' di case, un po' di case che diventano negozi per quel poco che possono vendere, e la gente vive isolata per mesi in quelle condizioni. Tra l'altro adesso che ritornerà per legge il burka, il burka è veramente una roba micidiale perché innanzitutto lo mettono dal primo menarca, quindi va avanti, ma c'è una rete talmente fitta che una volta io ho messo la macchina fotografica dentro per far vedere come gli occhi vedono attraverso un burka, non riuscivo più a mettere a fuoco. E loro, dopo tanti anni che sono costretti a portarlo, hanno un disturbo visivo perché l'occhio deve continuamente mettere a fuoco. E per cui adesso tecnicamente non ve lo so spiegare perché non sono un ottico, però quasi tutti hanno disturbi. Intervento di Andrea di Francesca Antonio. Penso sia fondamentale la riflessione fatta prima sull'istruzione. Se non ricordo male, in seguito alla fine dell'invasione sovietica furono allestiti vari campi profughi, in particolare in Pakistan, nei quali l'istruzione era lasciata alla gestione delle scuole islamiche che contribuirono alla radicalizzazione. Oggi temo si potrebbe riproporre una situazione simile, se non si riuscirà, occorrerà gestire la questione in maniera migliore. Ma credo di no, anche perché questo è vero ciò che ha detto, però il problema è che il Pakistan è stato sempre quello da cui è partito tutta la parte peggiore dell'Afghanistan, nel senso che le scuole coraniche, è vero che hanno istruito quelli che chiamano gli studenti coranici, studenti non si sa di che perché la maggior parte non sanno né leggere né scrivere, e la ripetizione tipo mantra di questi versetti coranici, loro manco capiscono quello che dicono, cioè lo ripetono a memoria come un mantra, ma tutto quello che è successo in Afghanistan nasce dal Pakistan, perché ha sempre fatto il doppio gioco, anche ai tempi di Musharraf, quando con gli americani collaborava, da una parte collaborava con gli americani e dall'altra parte addestrava i talebani nei campi del Chitral, tanto per dirne una, o comunque delle... Quindi anche oggi, tutto quello che è successo ultimamente nasce da lì. Poi possiamo fare una differenza fra i talebani afghani e i talebani pakistani, che sono due cose abbastanza diverse. Prima di tutto perché i talebani afghani non faranno mai attentati nel mondo, a loro non gliene frega nulla di questo, loro vogliono il territorio dell'Afghanistan degli afghani, non
non vogliono intromissioni di nessun genere, né dall'Occidente né da altri paesi. Quindi loro sono, chiudono il paese e governano con, come vogliono loro, ecco. Mentre invece sono i talebani pakistani che esportano la jihad in tutto il mondo e sono loro che eventualmente decidono di fare attentati a Parigi, a Madrid, a Roma o a Londra. Quindi questa differenza c'è, però tutto quello che il governo pakistano e che il governo afghano fa nasce ed è in combutta con quello pakistano, quindi il Pakistan non si può mai tirare fuori, perché è sempre quello che ha manovrato il tutto, facendo finta a volte che non lo faceva. Certamente in questi 20 anni ho visto un minimo di modernizzazione, perché allora le cose principali sono state che per una volta le donne hanno potuto votare a rischio e pericolo delle falangi, perché i talebani l'ultima 2 anni fa, quando siamo andati per vedere le ultime elezioni, quelli che hanno cacciato Karzai e messo Ghani, che poi se n'è andato via anche lui, nei vari seggi i talebani avevano detto a Kabul di farne saltare qualcuno. Infatti io che andavo a fotografare era un po' una regoletta russa, perché non sapevo mai se quello dove ero era quello che dovevano far saltare o meno. Fortunatamente no. Però nei villaggi, loro per far sì che non votassero 2 volte, alla prima votazione gli si metteva l'indice nell'inchiostro e questo inchiostro rimaneva per più giorni e a molti villaggi i talebani hanno tagliato, perché l'avevano promesso, la falangetta dove questi avevano votato. Quindi per dire, però c'è stato un primo movimento, poi tutte le ragazze a Kabul hanno comunque il telefonino, sono su internet. Io mi ricordo che nelle prime votazioni c'era la fila degli uomini e la fila delle donne ai tempi di Karzai e tutte queste ragazze ci chiedevano, c'erano vari giornalisti, l'amicizia su Facebook. Quindi per dire, ho visto la nascita della prima televisione privata di sole donne a Kabul, dove le operatrici, le speaker, le fotografe, le videomaker erano solo donne. Ho fotografato la prima palestra di arti marziali tutti al femminile. Cioè c'è stato a un certo punto addirittura il primo internet caffè di un ragazzo afghano che aveva lavorato 15 anni a Vienna, che ritornando nel suo paese aveva aperto questo internet caffè in un posto dove bevono solo tè. E aveva caffè di tutto il mondo, però al secondo piano tutti gli studenti universitari, siccome c'era il wifi, venivano a studiare. Io ho fotografato perfino 2 ragazze che, pur avendo il velo, non il burka, il velo, fumavano con altri ragazzi vicino, che insomma era una cosa inimmaginabile. Tutto questo adesso tornerà nel buio e secondo me i talebani, spero tanto per le donne di no, nel momento che l'attenzione mediatica finirà, perché già adesso nei giornali se ne parla meno, cioè si parla più del Green Pass che di quello che sta succedendo in Afghanistan. Del resto i giornali per 20 anni non se ne sono mai occupati. Io ogni volta tornavo con tutte le immagini possibili e immaginabili e i giornali, no, non ci interessa, no, non ci interessa. E quindi, però ho paura che nel momento che le luci si spengono, poi loro potranno fare, senza che nessuno testimoni nulla, perché non vogliono più giornalisti, potranno fare qualcosa di diverso da quello che fecero nel 96. Quindi non lo so. Poi peraltro c'è una lotta a coltello fra le varie frange dei talebani adesso per il governo. Per cui quello che era leggermente più morbido è stato già messo da parte, perché loro vogliono la sharia. E la sharia è individuale, cioè personalizzare la sharia non è uguale in tutto il mondo. Se io decido che una donna appena parla gli do una botta in testa, in Turchia non avviene e invece in Afghanistan sì, perché decido io che la sharia nostra è quella. Sì, direi di passare la droga che era l'ultimo. Ecco, questi sono i pappagalli verdi, questo è un pappagallo vero, molto carino, e che invece è stato imitato in forma di giocattoli. Questo era il ritorno a scuola.
E questa è una foto che feci nel 2001 vicino Eratte. Qui fa capire, no, come nelle culture contadine o nelle culture tribali la figura del vecchio è una figura importante, cosa che nelle società opulente o comunque consumistiche invece è un peso, perché nel momento che uno va in pensione o va a vedere i cantieri oppure sta su una panchina col giornale, ma diventa un peso per la famiglia per primo. E per la società secondo. Là è la memoria storica, e io l'ho visto anche in Africa, poi allora ai tempi non c'era internet, per cui questo nonno che legge un libro sacro alle due nipoti è la trasmissione dell'esperienza di tutto quello che è il suo percorso di vita e che è tramandato per bocca, vocalmente, per cui è un valore, mentre da noi è un peso. Questo è il mercato dei soldi, c'è un mercato difficile da fotografare, ma ho trovato una persona che lavorava per noi e che lavorava una volta dentro lì. Il suo capo ci ha permesso di entrare in questa specie di condominio dove cambiano i soldi a tutti i businessmen che arrivano dagli Emirati Arabi e tutti. E girano con dei pacchi così, ho visto da 500 euro, che qua non ci stanno neanche più. Dollari, marchi e tutto quanto. E quindi ovviamente tutto controllato dall'esercito, dalla polizia, e c'è un flusso di denaro incredibile. Cioè, mai visto in vita mia dei pacchi così di 100 dollari o di 500 euro. Questi sono i campi profughi allestiti in varie parti del paese. E questo in teoria doveva essere quello che sarebbe stato un cambiamento epocale, cioè via i burchi e i burka e si riaprono i libri, no? Dopo tutto il periodo dei talebani in cui le scuole per le donne erano negate e quindi non potevano studiare. Infatti c'è una generazione che oggi è diventata adulta che non sa né leggere né scrivere. Un utente Facebook scrive UAE più, non credo UAE? più, dobbiamo ricoverarlo. Non lo so, cioè, se è un messaggio in codice ci Infatti spieghi, cosa vuol dire almeno? sarà Ok, criptato. andiamo Vai, vai, che sono. Ecco, l'ultima parte, perché credo che vi sarete già abbastanza annoiati. È quello della droga, che è un capitolo principale, ne abbiamo parlato prima, e c'è questo luogo che si chiama Pula Puta, detto anche il cavalcavia dell'inferno, perché? Perché sono in un greto di un fiume che ha pochissima acqua, dove centinaia, dico centinaia, di esseri umani, soprattutto giovani, sono come topi ammassati e tutto il giorno sono o con i drappi, perché o fumano l'eroina, quindi per non disperdere il fumo si mettono una specie di, come su fumigi, una specie di torta di panno in testa, oppure se li iniettano con delle iniezioni che si passano, con delle siringhe che si passano l'una all'altra, quindi immaginate, si diceva infatti chi non muore di droga muore di guerra, o chi non muore di guerra muore di droga. Un po' perché, come dicevo prima, costa 50 centesimi la dose, 50 centesimi di dollaro, quindi praticamente quasi quasi gratis. E tutto il giorno stanno, l'abbiamo fotografato di notte, l'abbiamo anche rischiato perché poi dei pusher ci hanno inseguito con delle siringhe, che insomma non è il massimo essere punti in quelle situazioni. E di notte vedi, sembrano delle lucciole immobili perché ognuno ha in testa una specie di cerchio con una lucetta che gli serve per o scaldare la droga su queste carte argentate o per farsi la dose. E quindi tu dal cavalcavia vedi a perdita d'occhio queste luci immobili praticamente, che sembrano, io le chiamo le lucciole immobili, ma insomma è così. E quindi è veramente un inferno. Ecco. Alcune immagini di queste sono uscite su Repubblica, poi è stato forse uno degli ultimi servizi che sono riusciti a interessare un giornale. E oggi, come dicevo,
l'80% del PIL economico del paese vive sul traffico dell'eroina. Ecco, difficile di venire fuori da questo fiume che deve avere delle buone gambe, perché a un certo punto, siccome, vabbè, immaginate qual è l'atmosfera e basta niente per innescare aggressività di ogni tipo, anche perché poi sono talmente fuori di testa che non rispondono, ma la cosa più pericolosa non sono tanto loro, perché loro quando hanno questo viaggio sono quasi immobili. È arrivato al punto addirittura uno che non gli si accendeva l'accendino. Fatto prestare dal mio fixer, ma pure ringraziato. Il problema sono i pusher che a un certo punto evidentemente capiscono che le immagini sono contro di loro e sono loro che ci hanno inseguito, per cui non sono situazioni, non sono passeggiate serene. E questi per giorni, giorni, ma centinaia, poi a un certo punto si è visto in una di quelle immagini una specie di cavalcavia, quelli che sono sotto sono uno accanto all'altro, cioè non hai neanche la possibilità, ecco, qua sotto. Ed è per 100-200 metri il cavalcavia perché sopra passa una strada piuttosto larga. Ci dice. Ecco, questo è il mio Afghanistan. Grazie. Adesso se c'è qualche domanda, volentieri sono qui a rispondere. Qualcosa che volete aggiungere, fatelo pure. Dimmi. Immagino come in tutte le guerre ci saranno tantissimi orfani. Sì. Questi bambini che Che fine fanno? Fanno brutta fine perché alla fine queste sono persone che non hanno nessuno. Cioè, questo non solo in Afghanistan, io ho lavorato molto in Bangladesh. E per dirne una, io mi ricordo in Bangladesh c'erano più di 8.000 bambini censiti, poi tutti quelli che erano nella parte vecchia di capitale. In caso strano, da Dhaka avevano fatto un ospedale a Bombay, cioè Dhaka Bombay è 40 minuti di volo, che erano ospedali americani praticamente, ma non perché erano proprietari di americani, ma come diciamo standard. Per trapianto di organi. Per cui se uno comprava un fegato, nel giro di 40 minuti quel fegato era in sala operatoria. Quindi dove? Erano lì. Questo l'ho visto in Romania, dopo la caduta di Ceausescu, non traffico d'organi, ma manovalanza della malavita e della prostituzione. Addirittura vivevano a Bucarest nelle fogne. C'era un progetto di Milud, che era un mimo francese, per cercare di tirarli fuori, ma vivevano sotto unicamente perché d'inverno stavano al caldo.
E voi immaginate ragazzi di 8, 9 anni, 10 anni, 11 anni, che possibilità avevano. Io ho fatto un lavoro in Romania a Vulcea, che è un paese a 200 km a sud di Bucarest, dove un istituto ne aveva raccolti qualcuno. Molti sono scappati, no? Quindi è gente, non sono neanche censiti. Per cui se spariscono, nessuno lo sa. E queste cose succedono oggi. Io mi ricordo sempre in Bangladesh, per dirne una che è orribile, forse la peggio che abbia mai ascoltato, c'erano dei sensali che vendevano, che prendevano questi bambini e li vendevano negli Emirati Arabi. Ci sono delle corse clandestine di cammelli, cammelli e dromedari, dove puntano migliaia e migliaia di dollari. Col passaparola, perché nessuno lo sa dove sono, no? Però quelli che invece partecipano lo sanno. Questi bambini di neanche un anno, quindi ancora quasi in fasce, vengono presi e legati sotto la pancia del cammello. Naturalmente il bambino urla perché è spaventato. Queste urla dovrebbero eccitare il cammello che corre più di un altro e quindi fa vincere il padrone del cammello. Naturalmente, se il cammello cade, fa marmellata e questi vengono buttati nella sabbia e sepolti. Cioè, per dire, no? Quindi, se uno si rende conto di come certe realtà del mondo sono, tanti discorsi da bar che si sentono in giro non ci sarebbero più. Perché è vero che ognuno vede quello che sa. Quindi meno sai e meno vedi. Quel poco che sai ogni tanto puoi anche chiudere gli occhi perché non lo vuoi vedere, immaginate voi. Però qui parliamo di infanzia. Ho fatto un lavoro sulle migrazioni dell'Africa, del Golfo di Guinea, quindi Nigeria, Mali. Cioè, noi parliamo di quanti cadaveri ci sono a fondo del Mediterraneo, ma nessuno parla di quanti ci sono nel Sahara, che sono ancora superiori. Perché quelli che partono per arrivare alle coste, naturalmente cosa succede? Che vanno questi furgoni pieni di 50, 60, 70 persone. Se uno ha la febbre, tanto per dire, viene buttato giù perché hanno paura che contamini gli altri, senza cibo, senza acqua, in pieno deserto, dopo 3 giorni è morto. E se il deserto potesse parlare, sicuramente ci sono molti più morti. Poi molti di questi che tentano di arrivare là vengono presi in Libia, nelle carceri libiche. Io ho visto gli effetti quando li rimandano indietro. Ora la gente in generale pensa che questi vengono in Europa perché hanno il wifi gratis, cioè non è così. Però se tu queste cose non le vedi, la rotta balcanica in Macedonia, c'è cioè Casabianca, che sono dei lager, assolutamente dei lager, che non, nulla hanno a che invidiare alle SS dei tempi trascorsi, dove la gente lì sparisce e che nessuno sa niente. Sparisce dove? Quelli che attraversano l'inverno i boschi, gli tolgono le scarpe e quindi lo devono fare a piedi nudi, infettandosi, non hanno antibiotici. In Ungheria gli aizzano i cani lupo. Io ho visto delle ferite ai polpacci che non si possono rimarginare perché non hanno medicine, vanno in suppurazione e rischiano la gamba. Cioè, allora uno non è che si assoggetta a queste cose così perché lo fa il turista. Quindi sono discorsi che portano lontano, però a volte sento delle banalità in giro, così dette proprio per dar fiato alle trombe, perché alla fine io vorrei che qualcuno di questi vivesse solo un giorno tipico di queste persone. Cioè, dopo magari ne riparliamo, no? Ora, io per fortuna non l'ho vissuto, ma ho visto le conseguenze di quelli che l'hanno vissuta. E io mi ricordo un centro a Ségou, in Mali, dove sono tornati, perché non ce l'hanno fatta, però imprigionati, le donne erano stuprate con le bottiglie e gli uomini avevano la schiena piegata, che giravano come zombie, perché non sapevano più neanche dove erano, ragazzi che sono distrutti a vita. Cioè, questa è la realtà. Quindi parliamo dell'infanzia, parliamo degli adulti, parliamo di territori che noi non conosciamo. E che anche io personalmente ho sfiorato qualche volta perché il lavoro mio è questo. Però, insomma, basta vederle una volta per capire che tre quarti di mondo non è quello che noi conosciamo, ecco, e che quando, insomma, diventiamo isterici perché dobbiamo fare
la fila magari sulla tangenziale, forse è meglio capire che la vita è anche qualcos'altro. Però non voglio fare discorsi moralistici, parlo solo per esperienza personale. Certo. Bene, se non ci sono altre domande, c'è una domanda. Tra i paesi in conflitto che hai documentato, quello che ti ha, diciamo, che hai scolpito in mente perché, e se c'è un altro paese dove ancora non sei stato, un altro conflitto che ti andrebbe di documentare se potessi partire domani? Ma guarda, beh, paesi dove non sono stato ce ne sono, perché sono stato in tanti, ma il mondo è talmente grande che poi io naturalmente li scelgo apposta, cioè dove ci sono le sfighe vado, per cui per me la selezione è anche più ristretta, perché tanti altri paesi che magari nel mio immaginario mi piacerebbe visitare senza una macchina fotografica non ci sono mai andato. Beh, il paese che è stato più difficile per me, il più violento che abbia mai visto è stato il Salvador. La guerra civile del Salvador, cioè lì veramente la violenza la respiravi, perché tutti i paesi in conflitto, quando tu vai, capisci di essere in un paese in conflitto. Quindi ci sono quelli che sparano, ci sono gli sniper che ti seccano da una finestra, insomma, ci sono tutti questi pericoli. Ma lì veramente era la violenza per la violenza. Io ho visto delle cose tremende, mi ricordo. A San Salvador negli anni Ottanta c'era questa statua del Cristo Re e lì c'era una dittatura feroce che aveva addestrato quelli che sono chiamati la Mano Blanca, erano, e quindi erano delle formazioni paramilitare che ufficialmente il governo centrale rifiutava, ma che di fatto sosteneva. E questi, quando, perché la Mano Blanca? Perché quando decidevano di prelevare uno e torturarlo, qualche giorno prima con la mano infarinata la stampavano sulla porta di casa e quindi c'era la mano blanca. E i familiari, prima di andare a denunciare che il familiare non è rientrato in casa, perché denunciare, a parte che è come denunciare la volpe che fa la guardia al pollaio, ma tu dovevi dare le generalità, per cui eri a rischio anche te, andavano sotto questa statua. E tutte le mattine c'erano 3-4 cadaveri che la polizia politica di notte prelevava dalle case, torturava e buttava lì. E poi ho visto delle torture tremende, cioè ho fatto un lavoro nel Morazzan, perché il Salvador era diviso da un fiume che si chiama Rio Lempa, dove da parte del Morazzan c'erano Farabundo Martí, che erano i guerriglieri che combattevano contro l'esercito regolare, e che combattevano nella selva, tant'è che l'esercito bombardava con napalm, tipo il Vietnam, per disboscare. E nella selva c'erano città intere. Io ho visto città dove c'erano scuole, ospedali che non si vedevano, ma che i guerriglieri avevano attrezzato. E quando prendevano un militare, gli facevano la cosiddetta camicia, perché il collo della camicia alla coreana, cioè gli incidevano qua e gli tiravano sulla pelle. E lo lasciavano dov'era. Ci fu la famosa strage del Mosote, dove c'era questo famoso esercito dell'antiguerriglia che si chiamava il battaglione d'Attakatl, che era il dio della guerra Maya, praticamente, e comandato da questo colonnello Monterrosa famigerato. Tra l'altro, ha scritto un bellissimo libro, se vi capita, leggetelo, che si chiama Bassa Intensità. E che racconta appunto tutto questo conflitto. Beh, loro arrivarono in questo pizzo di montagna ai confini dell'Honduras con gli elicotteri e praticamente in 7 ore fecero 800 morti. Misero tutti i bambini, a proposito dei bambini, dentro la chiesa sigillata e da fuori con le finestre aperte buttarono delle bombe a mano. Per cui 800 morti. Si salvò solo una persona, una donna, che salì su una quercia e quindi assistette a tutto quanto. Una volta che poi gli elicotteri tornarono via, lei scese, fu protetta dall'ONU a Panama per tanti anni e è stata lei a raccontare questa strage. Attualmente hanno fatto un gran monumento in questo paese, sulla montagna praticamente, che si chiama Mosote. E insomma, per dire, quello è stato un paese violentissimo, è stata una delle guerre, dei conflitti che è durato 10 anni, tra l'altro,
dove uccisero Monsignor Romero, per dire, no? Con, e da questo famigerato Roberto da Buisson, che poi è morto giovane di tumore, e anche lì, che cosa strana, la sua sorella, che io ho conosciuto, era molto amica di Romero. Lei era una suora laica, quindi tu pensa, in una famiglia tra le più abbienti del Salvador, due fratelli, uno che è quello che ha distrutto il Salvador e l'altra era quella contro il fratello. Infatti ha cambiato addirittura cognome, oggi si chiama Martinez e non più da Buisson, perché ha rinnegato il fratello e è andato a trovarlo gli ultimi giorni che stava morendo in ospedale a Miami, dicendo di pentirsi, e lui ha detto: io non voglio assolutamente pentirmi, io ho fatto quello che dovevo fare per il mio paese, e quindi l'ha lasciato morire senza neanche riconciliarsi. Per dire delle storie incredibili, e quello per me è stato il paese, personalmente, tra i conflitti che ho fatto, quello più violento. Poi invece il paese che mi piace di più è appunto l'Afghanistan, perché adesso, al di là di quello che ho raccontato, è un territorio stupendo. Avresti dovuto essere lì in questo periodo? Sì. Veramente bello, perché grandi montagne, paesaggi anche a 360 gradi, villaggi, veramente interessante. E poi il Perù. Il Perù è un altro paese che mi è rimasto nel cuore, perché anche lì è un po' la summa di tutte le situazioni geografiche del mondo. Trovi i deserti, trovi le città coloniali, trovi le grandi altezze, il grande mare che è il Pacifico, le sabbie, insomma, paese che ha tanta storia. Machu Picchu, varrebbe il viaggio soltanto a vedere il Machu Picchu, tutta la valle dell'Urubamba, così. Grazie a voi. Volevo ringraziare al volo Nicola, che si sta occupando delle riprese. Grazie Nicola. E la moglie Luisa, che se non ci fosse lei tutte queste serate non si potrebbero fare, e Laura Piazza, che vi ha accolto oggi. Quindi grazie a voi di essere stati qui. Grazie Laura.